Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti dopo un bel po' di tempo ad un nuovo episodio di Ciao Albertone, il format in cui analizzo i film con il grande Alberto Sordi nell'anno del centenario della sua nascita, il 2020. Come saprete questi episodi uscivano settimanalmente sul mio canale fino ad un po' di tempo fa, poi smisi di caricarli perché purtroppo il format non aveva riscontrato il successo che avrei sperato. E dopo un po' non era più gratificante parlare vedendo che in pochissimi ti ascoltavano. Seppur ami parlare della commedia all'italiana e di questo cinema è ovvio che un minimo di riscontro sarebbe sempre apprezzato. Decisi quindi di fare una pausa, lo dico molto sinceramente. E proprio perché amo però parlare di queste cose, ho deciso di riniziare. Se adesso noto che nuovamente questi video andranno malissimo, non saranno seguiti, chiuderò definitivamente, e parlerò di altro. Però io ci ho voluto riprovare, ora sta a voi dimostrarmi l'interesse, senza nessun obbligo, però se vi interessa, fatemelo capire. Detto ciò, per riniziare, di che film si può parlare? Io direi di un grande capolavoro, un grande capolavoro di Dino Risi, scritto da Rodolfo Sonego del 1961. Sto parlando di Una vita difficile, tra l'altro eh, conservato tra i migliori 100 film italiani da salvare. Ecco che questo film mostra una delle più grandi e strabilianti interpretazioni di Alberto Sordi. Secondo me questo film può essere unito perfettamente al dittico La Grande Guerra ehm, eh, tutti a casa, cioè se si guardano tutti e tre in sequenza ci troveremo di fronte a tre perle monumentali e magistrali del cinema italiano. In questo film il nostro Alberto Sordi interpreta Silvio Magnozzi, siamo in piena Seconda Guerra Mondiale, lui ha combattuto mh, con il Regio Esercito e... Mh, eh, Durante la Seconda Guerra Mondiale si schiererà con i partigiani contro i nazifascisti. All'inizio si trova sul lago di Como dove verrà salvato da Elena, questa donna di cui poi lui si innamorerà che lo terrà per mesi nascosto. Una volta terminata la guerra, una volta tornato a Roma con i suoi amici partigiani inizierà a lavorare per questo giornale, per questo quotidiano di sinistra eh, e non vuole perdere i suoi ideali. Lui non vuole che il potere dei ricchi, dei potenti prenda il sopravvento, lui vuole conservare quegli ideali di giustizia e di lealtà che invece mancano, mancano nel paese e diciamo che questo film affronta dei temi decisamente importanti perché si inizia parlando della seconda guerra mondiale e poco dopo parliamo invece del referendum istituzionale del 46 quindi monarchia o repubblica che vincerà si passa anche poco dopo dall'attentato a togliatti del 46 insomma si parla di eh, importanti tasselli della storia della storia d'italia il nostro Silvio affronterà proprio una vita difficile, una vita difficile non è solamente il romanzo che Silvio vorrà scrivere nella sua vita, ma è proprio anche la vita che lo caratterizza, difficile, piena di, di problematiche, lui, lui guadagna poco con il, con il suo lavoro, però non vuole perdere il lavoro da giornalista, non lo vuole perdere perché attraverso la carta stampata lui può dire ciò che pensa, anche se molto spesso è ostacolato dal suo redattore. Seppur guadagni pochissimo perché è un piccolo giornale, un piccolo quotidiano, lui continua a portare avanti questa vita dove regnano gli ideali. È che poi con una moglie, con un figlio che è appena nato, capirete che i soldi scarseggiano e quindi ovviamente anche la madre di sua moglie vorrebbe che lui studiasse, si laureasse, continuasse gli studi, si laureasse perché lei gli avrebbe già trovato un lavoro sempre al nord in Lombardia, quindi dovrebbe lasciare Roma, dovrebbe lasciare il suo tanto amato giornale e dovrebbe andare a lavorare al nord. Lui questo non lo vuole. E che poi la vita lo metterà di fronte a situazioni talmente complicate che dovrà cercare di far felice anche la suocera e quindi andrà a fare con risultati disastrosi questo esame. Gli studi non sono serviti e per vergogna di essere bocciato, scapperà dalla famiglia, si ubriacherà. Insomma, solo la sera telefonerà per dire guarda, sono stato bocciato ormai completamente ubriaco. Quella serata lì porterà alla divisione, eh, alla separazione eh, fra, fra i due amati: tra Silvio ed Elena, anche perché lui non ne vuol più sapere. Eh, di vivere una vita che vorrebbero comandare gli altri, anche se comunque sua suocera, sua moglie. Dicevano certe cose per il suo bene. Lui non ne vuole più sapere. Lui vuole lavorare al suo giornale, anche guadagnando pochissimo, ma portando avanti quegli ideali che gli permetterebbero di vivere comunque con la consapevolezza di non essersi mai venduto ai ricchi e ai potenti, cosa che invece faranno altri, tipo il suo migliore amico. Quando ad un certo punto vuol far uscire un grande scandalo, si parla di soldi portati all'estero, si vede che uno dei. dei dei citati in questo scandalo si presenta a casa del nostro silvio e gli dice: Guarda, se te non fai uscire questo articolo, io ti do milioni, ti do una macchina, ti faccio lavorare per me, cioè cambierebbe la sua vita da così a così. Lui, ovviamente, è preso. Da, dallo sgomento perché è una persona che vive per gli ideali, ma lì per lì gli offrono talmente tanti soldi, talmente tante cose belle che ci pensa una notte intera. No? Quindi sta lì sveglio, una notte intera in cucina a pensarci, ma alla fine si rifiuta. Si rifiuta, ma ciò mh, comporterà un bel danno eh, perché mh, ovviamente se lui non si era venduto, tanti suoi amici che avrebbero dovuto testimoniare eh, si vendono ai potenti. E quindi già lì Fedina Penale sporca, non viene arrestato perché fino a prima era incensurato, però prende una bella botta. Una bella botta che andrà ad aggravarsi dopo l'attentato a Togliatti, perché ci sono numerose sommosse, lui, da persona di sinistra che vuole combattere, vuole difendere il territorio, insomma, si farà beccare in mezzo a una di queste sommosse e verrà incarcerato eh, per due anni. In questo periodo, ovviamente, il suo figlio sta crescendo, sua moglie è tornata al nord dalla madre. Lui vuole scrivere questo romanzo dal titolo Una vita difficile. Ed ecco che, mh, insomma, dopo che uscirà dal carcere, come vi ho già detto, ormai privato di ogni energia, cercherà di studiare, verrà bocciato e poi si ritorna a quello che vi ho detto prima. Vi ho parlato prima della separazione, ma prima accadeva tutto ciò di cui vi sto parlando adesso. Quindi. Alla fine, questo film si sì, può far sorridere, perché molto spesso ci troviamo magari a sorridere di fronte alle avventure, alle disavventure del nostro protagonista. Ma come ovviamente è importantissimo nella commedia all'italiana, si parla eh, di temi drammatici, magari anche trattandoli in termini comici, in, in determinate circostanze. È ovvio che Alberto Sordi è un istrione eh, della recitazione, è ovvio che saprà sorprendere. E questo film poi è anche bello perché fa capire, va come da sempre, i potenti abbiano potuto avere il controllo su tutto e tutti. Alla fine, dopo essersi separati, Silvio ed Elena non vivranno una vita facile. Lui è convinto di poter dimostrare ad Elena che restando al giornale diventerà quello che nessuno ha mai creduto, e non ce la farà, perché non è un film che vuole illudere. Cercherà di raggiungere dopo anni Elena a Viareggio, quindi ho rivisto anche i luoghi a Meccari, Cercherà di raggiungerla a Viareggio, di riconquistarla, e mh, durante questo soggiorno a Viareggio, per cercare di riconquistare la sua Elena, che ormai era fra le braccia di un altro uomo, con cui non stava nemmeno per amore perché ormai anche lei non credeva più all'amore, il nostro ehm, Silvio si rende conto che per tornarci, forse deve proprio cambiare vita e quindi vendersi a quei ricchi, a quei potenti che sempre ha odiato. In quest'ultima parte di film io ci rivedo tantissimo il Gasman di Ceravamo tanto amati, ehm, il nostro Silvio è un po' il Gasman di Ceravamo tanto amati, una persona che si vende ai potenti ma che poi in fin dei conti si pente, sa che però non può tornare indietro perché perderebbe davvero tutto. Solo che a differenza del Gasman di Ceravamo tanto amati, il nostro Sordi decide di tornare indietro perché non ce la fa più ad essere umiliato. Perché se Gasman c'eravamo tanto amati a vendersi ai ricchi era arrivata un'alta comunque ehm, e rigorosa eh, rappresentazione dell'italiano dell ricco a cui non manca niente. Ecco che se Gasman era riuscito a crearsi il, suo, il personaggio di Gasman era riuscito a crearsi il suo angolo di paradiso. Il nostro Silvio si sì, stava guadagnando tanto, aveva la macchina, però Diventando un po' lo schiavo di quello che inizialmente aveva provato a corromperlo, cioè veramente viene. È il tutto fare che viene utilizzato come uno schiavo. E fai questo, fai quell'altro. A un certo punto gli apre proprio anche il bottiglione sulla faccia gli sprizza in faccia tutto lo spumante, cos'era, non ricordo, insomma. Ecco che allora quando Elena lo vede che lo trattano così, lui sta male. Lui vuole la sua vendetta, va bene, va bene non aver avuto una vita eh, facile, ma nemmeno essere umiliato così di fronte alla persona che ama. E quindi c'è la scena bellissima sul finale in cui c'è lo schiaffone no? al potente, no? il povero che dà lo schiaffo al potente, la povertà che dà lo schiaffo alla ricchezza. PUM! E lo butta in piscina, no? Scena che poi è stata ripresa anche in altri film, mi viene in mente il Sapore di Mare 2 un anno dopo di Bruno Cortini, dove Mauro Di Francesco citando una vita difficile proprio colpisce il commendatore ricreando proprio la medesima scena. Ci sono scene che sono state riprese. Oldoini anche nei, in Vacanze di Natale 90 per me riprende eh, degli spunti da una vita difficile anche con il personaggio di Ezio Gregio, che anche lui alla fine dallo schiaffo al suo miglior amico eh, o, o, o insomma anche la scena di Abatantuono che al tavolo difende il suo amico sempre Mauro di Francesco che era diventato un po' lo schiavo dei, dei, di questa famiglia riccona, no? in, questo, in questo film invece c'è la scena emblematica bellissima Calt, il giorno del 2 giugno del 46 il referendum istituzionale vince la monarchia o la repubblica, un Alberto Sordi. Poverissimo insieme ad Elena, non mangiava da giorni. Silvia ed Elena non mangiavano da giorni, si ritrovano al tavolo di questa famiglia monarchica e conservatrice, loro due repubblicani invece. Quindi, trovarsi di fronte a persone che la pensano in maniera totalmente diversa, aver la voglia di dire qualcosa ma non poter dire niente perché non mangiavano da giorni e quindi avevano bisogno di cibarsi. Quella scena è calda, quella scena è meravigliosa con la Repubblica che vince, i monarchici che si alzano ovviamente incazzati neri e loro che dicano e che facciamo noi andiamo? Sì sì, ma prima mangiamo e mangiano e poi se ne vanno. Che posso dire? Un film di una bellezza incredibile perché non solo proprio come Ceravamo tanto Amati si parla di tasselli importanti della storia d'Italia, ma poi perché la storia è veramente amara, è veramente ehm, aspra come potrei dire, perché non fa sconti a nessuno. Non è un film che finisce a lieto fine, perché ok, ci sarà l'amore fra i due protagonisti, ma l'amore non permetterà a loro magari di guadagnare soldi o di fare chissà cosa. La loro vita resterà sempre quella che era stata un tempo se vorranno stare insieme. Certo, con la consapevolezza che Silvio non si è venduto ai potenti, o perlomeno l'ha fatto momentaneamente e poi si è subito tirato indietro. Però quali sono i prezzi da pagare? È un film che fa riflettere, è un film che fa capire quanto nella vita ci si possa trovare di fronte a delle scelte molto spesso per vivere bene bisogna andare anche contro noi stessi contro ciò che ci direbbe la nostra eh, la nostra esperienza la nostra razionalità però eh, è un film che non, non è invecchiato ad un giorno con questo bianco e nero straordinario una regia di dinorisi meravigliosa è un soggetto e sceneggiatura di rodolfo sonego da urlo un grandissimo cast eh, e sicuramente un film che dovrete recuperare, recuperare recuperare almeno 100 volte. Ripeto, che insieme a, a, alla grande guerra e a tutti a casa, forma un trittico, secondo me, straordinario. Quindi che dire, ho voluto parlare di questo film dove compare: ho parlato di Gasman, compare Vittorio Gasman in un cameo, compare anche Silvana Mangano, eh, compaiono proprio degli artisti nei ruoli di se stesso, anche Alessandro Blasetti. Tutto qua ragazzi, fatemi sapere la vostra, spero che questo video vi abbia suscitato interesse e che ci si possa rivedere per un nuovo episodio, chissà quando, di Ciao Albertone. Ciao ragazzi, lasciate like, condividete e fatemi sapere la vostra nella sezione commenti.